Sono qua con Stefano Amato di Steam Service. Stavolta l'ho pronunciato bene perché chiaramente c'è l'illusione anglofona dello Steam, invece, come mi raccontavi adesso, insomma, fa parte delle tue iniziali, Stefano. Esatto. Beh, tra l'altro, insomma, abbiamo fatto un percorso assieme, non direttamente con Steam Service, ma con insomma, un progetto che avete sviluppato voi, che insomma, mi farebbe veramente piacere un po' che ci andassi a raccontare, no? Che cos'è questo progetto che avete Sì, fatto. si tratta di un progetto che riguarda la realizzazione di una videocamera mobile finalizzata al contrasto del fenomeno dell'abbandono rifiuti, ovviamente per il target polizie locali, polizie provinciali e polizie municipali in genere. E si tratta di una richiesta che abbiamo ricevuto nel 2017, e alla richiesta di questo prodotto, noi che siamo dei system integrator e installatori, non abbiamo trovato sul mercato un prodotto adeguato alle loro esigenze, per cui ci siamo e detti, ma perché non lo realizziamo noi e iniziamo magari con loro, ecco, vediamo se è un prodotto che ha delle richieste, quindi lo proponiamo anche ad altri comuni. E abbiamo fatto così, è iniziata l'avventura nel 2017, siamo nel 2022, siamo già alla terza versione di prodotto ed è stato il motivo per cui ci siamo conosciuti, in quanto volevamo fare un video più accattivante per la versione 3.0. Quindi vi ho visto su Facebook, su YouTube, mi siete piaciuti come lavorate, nella perfezione, direi, della realizzazione dei video, perché veramente non mi ha lasciato nulla a caso. E quindi abbiamo iniziato questa collaborazione. È una collaborazione che sta comunque continuando, e infatti siamo già alla seconda realizzazione, quindi andiamo facendo appunto questo percorso insieme. Bello, grazie. E Stefano, ti chiedo, secondo te perché mi hai detto giustamente volevate avere innanzitutto uno strumento magari in grado di colpire l'attenzione, no? Immagino quindi di sorprendere quasi, poi i vostri clienti sono i comuni principalmente. E in questo, diciamo, frangente riuscire anche a spiegare, immagino velocemente, poi tutti i benefici di quello che era la vostra camera rispetto magari a competitor o altre tipologie di videocamere. Certo, perché quando si parla di telecamere di solito ci si immagina la videocamera installata al palo e la nostra non è una telecamera che si installa al palo, la nostra è una telecamera che è facilmente posizionabile ovunque, quindi a terra, quindi sulle auto, quindi nei balconi, anche sul palo ovviamente. Per cui era necessario raccontare con un video animato la modalità di impiego di questa telecamera. Talvolta prima si utilizzava un altro metodo e quando si parlava di telecamere venivamo dirottati verso l'ufficio che si occupava della videosorveglianza cittadina. Di fatto noi non abbiamo quel target. Per noi la persona di riferimento all'interno di un comune è la polizia municipale, gli agenti del nucleo di polizia ambientale. Quindi un video inviato magari via mail su una landing page, cosa che stiamo facendo, e chiaramente ti fa esattamente capire a chi ci vogliamo rivolgere, quindi ci indirizza direttamente sulla persona giusta, aumentando il tasso di conversione delle email che inviamo. Wow, bellissima, bellissima questa cosa. Quanto già avete provato questa cosa? Ma da un paio di mesi abbiamo ricevuto il video, lo stiamo utilizzando sia nelle mail, ma anche nelle fiere, nelle presentazioni. Viene utilizzato tantissimo anche inviando il video via WhatsApp. Questo video piace, viene girato ai colleghi e quando un cliente acquista invia al collega il video del prodotto. Quindi per noi è una pubblicità gratuita di passaparola che giustamente fa comodo a tutti. Bellissimo, bellissimo. Ci fa molto piacere perché è un po' uno dei superpoteri, no? Di video animate è proprio la capacità di essere multicanale. Quindi una volta che poi l'hai realizzato, te lo puoi giocare su tanti fronti e ottimizzare un po' tutto quello che è stato il suo investimento. Come dicevi tu benissimo, no? Fiere, WhatsApp, email, sito, landing page e quindi. Anche sul sito è presente il video nella home, quindi comunque veramente lo si sfrutta appieno e l'investimento rientra abbastanza velocemente. Fantastico, bellissime parole Stefano, veramente ti ringrazio anche perché sono secondo me anche di ispirazione per qualcuno che
che magari sta pensando, no, a questa cosa, sta valutando, cercando di capire se poi ne valga oggettivamente la pena. Chiaro, chiaro. No, ho apprezzato anche l'attenzione al particolare della persona che ha seguito il progetto, che è Masha, e che è veramente molto attenta. Cioè, mi ricordo una video call che abbiamo fatto dove c'era un difettuccio, ma comunque veramente forse lo notavo io e pochissimi altri all'interno della mia azienda, una cosa veramente minima. Lei l'ha notato, lo ha voluto modificare, perché anche lei tiene moltissimo alla perfezione, che tutto sia al suo posto. Quindi questa cosa, io che sono una persona che esigo la perfezione un po' in tutto quello che facciamo nel lavoro, e l'ho apprezzata tantissimo. Fantastico, veramente grazie, bellissime parole che Masha vedrà, credo, all'interno di questa registrazione. Super, grazie mille Stefano. Allora niente, andiamo avanti tutta con il nostro lavoro assieme. Noi siamo veramente contenti di potervi aiutare, insomma, a fare ancora più passi avanti con la vostra camera. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi e alla prossima. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao.